Qualche giorno fa il sindaco Corradino ha parlato delle sue vicende giudiziarie e di fatto non l'ha citata, nel senso che non ha detto nome e cognome, ma lei si è riconosciuto nelle sue parole. Sì, questa persona continua a fare denunce e su queste denunce, evidentemente più di 100 denunce, alcune sono state prese in esame e sono andati avanti, poi sono semplicemente partiti dei procedimenti che devono ancora, uno deve ancora iniziare, l'altro è in fase dibattimentale. Quindi ha voluto replicare, ci dica. Allora, ho visto l'intervista e posso dire che il suo esordio delle 100 querele è una bugia, è una falsità, perché non esistono. Se voi giornalisti gli chiedete faccele vedere, non esistono. E invece quello che a me è sembrato un po' strano è che lui non giustificasse invece i suoi comportamenti, perché sono cose che arrivano dal passato, non è che sono attuali. Poi lui scarica le responsabilità, è chiaro, sottintende i soliti, ma io non sono io che ho fatto la foto della macchina giusto alla bossola e né tantomeno mi sono occupato io di altre cose. Lì c'è la magistratura che sta approfondendo le questioni. Lui e il suo comportamento probabilmente ha dato adito a delle verifiche, non, lo stesso magistrato ha individuato i comuni parte lesa. Allora io mi chiederei, non dia ulteriori parole di confusione alla gente, lui dovrebbe solo spiegarci ad esempio come ha fatto a nominare la Leoncini in sede del CDA e avere il conto corrente con lei. Senta, però la questione, io ovviamente non mi esprimo sulle vicende giudiziarie, non ne ho titolo, però la vicenda con la Leoncini è stata archiviata. No, la vicenda adesso che è approdata in consiglio comunale, ha dato in giunta, è proprio sulla nomina del CDA della Leoncini, perché la verità è che io sono una vittima, io sono stato querelato da Corradino, io sono a processo, e il problema è che lui, portandomi a processo, ha dato modo di dimostrare ogni volta con un nuovo documento le questioni, e lui ogni volta viene verificato dalla magistratura. Quella della Leoncini nasce da un conto corrente cointestato con lui nel passato, e quindi la magistratura ha voluto approfondire, ma lui non può scaricare le colpe, il suo comportamento non è mai esistito nei sindaci di Biella. Allora sente, lei quindi ha presentato degli esposti nei confronti dell'ex sindaco di Cossato, attuale sindaco di Biella? Certo, gli esposti sono stati presentati, ma gli esposti sono le segnalazioni che vengono fatte per individuare se ci sono questioni da verificare. È il magistrato che ha la libertà, se non ritiene, come lui dice, io sono stato reso innocente in una vicenda, no, non hanno archiviato perché non hanno trovato un reato, è che non avevano elementi, poi gli elementi li hanno trovati, i suoi rinvii a giudizio sono il fatto che tutti sanno, e quindi è una questione che lui dovrebbe poi spiegare, ma non a noi. Io posso dare un giudizio politico negativo, ai giudici diamo poi il diritto di decidere, e questa è la mia... Senta, invece adesso una domanda un pochino più personale, sono anni e anni che c'è questa ostilità tra voi due, ma c'è un motivo di base o... Allora, io non ho nulla di personale con Corradino, anzi ci mancherebbe, io non mi sono mai permesso di entrare nella sua vita privata,